Sono le fasi preliminari di una gara di trial. Gli acrobati delle due ruote si presentano diligentemente alla prova fonometrica. Nel rispetto delle norme federali, la moto non deve superare un dato numero di decibel. Poche doverose formalità e poi si parte. È il momento di entrare nella zona. In questo breve ma impegnativo tratto, gli organizzatori delle gare di trial mettono tutta la loro fantasia e tutta la propria passione per questo strano modo di guidare la motocicletta. Potete voi stessi ben giudicare questa guida che i migliori piloti del mondiale ci stanno mostrando. Sempre in piedi, in costante equilibrio, sospeso ad un filo come in un grande circo. Il pilota deve sentirsi tutt'uno con il proprio mezzo meccanico. La velocità non conta. Questi motori hanno cilindrate intorno ai 300 cm cubi e 6 marce, ma devono dare tutta la loro potenza subito. Un colpo di gas e la moto deve superare un difficile ostacolo. Quali case hanno fatto la storia del trial, lo abbiamo chiesto a Diego Bosis, campione d'Italia e vice campione del mondo. Montese, Ossa e Bultaco sono state le prime case che hanno iniziato a impegnarsi in questo sport, sono case spagnole e successivamente sono arrivate in Italia l'SVM e sulla scia dell'SVM sono arrivate molte altre case come la Garelli, la Beta, la Aprilia e la Fantin Moto. Con la Aprilia ho vinto in quest'anno nell'87 il campionato italiano e sono arrivato secondo nel mondiale. La scena mondiale è stata dominata per 3 anni di fila da Eddie Lejeune su Honda, una moto a 4 tempi. Il sistema a 4 tempi non è stato più seguito da nessuna casa in quanto troppo difficile da realizzare e successivamente si è imposto Thierry Michaud per 2 anni, francese, con una moto a 2 tempi, la Fantic Moto. L'87 è stato l'anno invece di Jordi Tarrés con la Beta, che ha preceduto me con la Aprilia e Michaud con la Fanti. Ed eccolo Bosis impegnato con la sua Aprilia in una prova del campionato del mondo. Per lui la soddisfazione di avere ottenuto la prima vittoria di un pilota italiano in una prova iridata. Ma attenzione, Jordi Tarrés, lo spagnolo campione del mondo con la Beta, sta dando spettacolo. Quest'anno la sua guida è stata quella vincente. Tarrés ha portato nel trial il suo modo di guidare acquisito nel mondiale per biciclette da trial, che in parte riproducono le situazioni tipo del trial moderno. Lo spazio è sempre limitato, il terreno impervio, il fondo è scivoloso. Bisogna trovare la giusta concentrazione. La zona va fatta senza posare i piedi a terra. Ai più abili, il giudice di zona assegnerà all'uscita del tratto di prova speciale la penalità 0. Ai meno preparati, penalità 5. Vincerà chi al traguardo potrà vantare meno penalità.
Nel Mondiale 87 il più bravo è stato Tarrés, che succede nell'Albo d'Oro al francese Michaud, mondiale per 2 anni consecutivi con la Fantic Model. A Diego Bosis, il migliore dei piloti italiani nel Mondiale 87, chiediamo di spiegarci come è cambiato il modo di guidare in questi anni. Dunque, la guida del moto a trial dei tempi di Galeazzi è molto cambiata. Infatti, ai suoi tempi si guidava molto più di istintivamente, più di forza. Invece, noi della nuova generazione siamo riusciti a cambiare questa guida grazie alle esperienze fatte nel Mondiale e fatte alla guida di una moto di 50 cm cubici. Quindi abbiamo portato praticamente un modo di guida diverso, più spettacolare, più tecnico. Soprattutto quello di Jordi Tarrés, campione del mondo del 1987, che ha saputo portare la tecnica della bici trial sulla moto da trial. Quindi diciamo che è stata soprattutto questa sua tecnica a prevalere quest'anno, che è sempre più imitata da tutti gli altri piloti. Le zone tracciate nei boschi costituiscono lo stadio naturale più apprezzato dagli appassionati. Più o meno comodamente seduti, possono da lì assistere alle esibizioni dei campioni. Tarrés mostra i suoi segreti. Molta abilità nel surplus quando bisogna stare fermi e ragionare sul modo di affrontare l'ostacolo. Con piccoli spostamenti del corpo, la moto va posta nella traiettoria ideale per superare l'ostacolo che si ha di fronte. Tarrés lo supera ed esce dalla zona. L'inglese Saunders è compagno di squadra di Michaud, guida l'italiana Fantic Motor. Ancora Jordi Tarrés, che dà un saggio di equilibrio tra i sassi. Lejeune, re del mondiale prima dell'arrivo di Michaud, è sempre un pilota da tenere. Guida una Honda che, a differenza di tutte le altre, non è dotata di motore a 2 tempi, bensì a 4. Sentiamo come giudica il campione mondiale uscente Thierry Michaud la stagione del suo successore Tarrés. Sì, è vero che lui sta andando benissimo, non c'è problema, si trova bene sulla sua moto, tutto va bene per lui e sta un po' nella mia posizione nell'85 e adesso ha, penso, 3 anni di esperienza di mondiale, dunque è un giovane senza... con esperienze, ha la motivazione di uno che vuole essere campione del mondo. So che cos'è perché sono state 2 volte e so che è difficile, però
Non sono ancora vecchio, penso che la mia esperienza mi può permettere di avere ancora una chance di essere campione del mondo. Quando gli italiani vinceranno un titolo mondiale e con quale pilota? Sì, fra 5 anni c'è un campione italiano, o forse l'anno prossimo o anche quest'anno, penso che sarà Diego Bosis. Diego Bosis, in questo passaggio nel bosco, dà un saggio delle sue capacità e della maneggevolezza della sua briglia. Superare un ostacolo del genere non è certo una cosa facile. Bisogna stare attenti a tenere la moto in equilibrio e soprattutto a non ribaltarsi all'indietro per non avere spostato al momento giusto il peso del corpo. Le zone non possono essere provate in moto prima della gara, così i piloti le affrontano a piedi. Cercano nel terreno ostacoli nascosti, poi osservano il comportamento degli altri, cercando di trarre indicazioni utili su dove e come mettere poi le proprie ruote. Saunders è troppo lento e non riesce a superare di slancio la impegnativa asperità. Michaud esce dalla nebbia nella prova italiana del mondiale disputata in Trentino. È in difficile equilibrio su una serie impegnativa di massi resi viscidi dalla pioggia battente. Conclude la sua fatica, ma non è soddisfatto. Non condivide la decisione del giudice di zona che gli ha assegnato 3 penalità. È francese, ma per l'occasione sfoggia tutto il suo migliore vocabolario italiano. Chiede il sostegno del pubblico, ma il giudice è irremovibile. Segnerà sulla tabella del pilota 3 penalità. Miglio con Lagarelli è stato con Bosis e Chiaberto tra i migliori azzurri. Per lui un finale di stagione brillante dopo il forzato stop a causa di una frattura. A Eddy Lejeune, ex campione del mondo, chiediamo quali sono stati i migliori piloti della stagione 87.
Penso che Tarrés e Bosis siano oggi i migliori e nei prossimi 3 anni faranno certamente ottimi risultati. E Le Jeune? Spero l'anno prossimo meglio di quest'anno. È una nuova zona. Bosis memorizza le difficoltà del tracciato prima di affrontarlo con la sua Aprilia. Diventa tutto più complicato. È impossibile saggiare la stabilità del fondo. Bisogna fare ancora più attenzione. Anche un campione può sbagliare. Questi sassi a Bosis non sono piaciuti. Andrà meglio il prossimo giro. Donato Miglio e Lagarelli sono alle prese con l'acqua. L'equilibrio e la capacità di spostare il corpo per bilanciare gli improvvisi scarti della moto sono doti indispensabili. Per Tarrés, il greto di un fiume. Per vincere bisogna avere la capacità mentale di essere sempre concentrati, soli con l'ostacolo. Tutto quello che succede intorno non conta più nulla. A volte le zone sono davvero impossibili. Gli organizzatori cercano passaggi al limite dell'immaginabile. Ma la tecnica progredisce ed ogni limite viene superato dalle invenzioni che solo i numeri uno sono in grado di ideare, con traiettorie e spostamenti inimmaginabili. Certo non è così per tutti, ed allora, in caso di difficoltà, istintivamente si pone il piede a terra, accumulando penalità pesanti nell'economia di una gara. A Diego Bosis chiediamo come si guida una moto da trial. Nel trial vi è spesso poco spazio a disposizione per affrontare l'ostacolo, quindi è necessario fare indietreggiare la moto per avere maggior rincorsa, per riuscire meglio nel superamento dell'ostacolo. E quindi con un lavoro di gambe, braccia, freni e frizione si porta la moto verso l'indietro per avere maggior slancio, maggiore inerzia. Nel trial vi è spesso la necessità di affrontare grossi ostacoli, quindi è necessario avere una traiettoria ideale. Per far questo bisogna spostare la moto, le ruote della moto, sia quella anteriore che quella posteriore, per trovarsi nella giusta direzione e avere il giusto slancio per affrontare l'ostacolo. Thank you.
L'equilibrio è una delle doti principali per un buon trialista. L'equilibrio serve molto per ragionare mentre si sta affrontando una zona sulla traiettoria e sul sistema in cui affrontarla. Quindi per chi si avvicina al trial è uno dei primi esercizi da affrontare. La vole spaziale è uno degli esercizi più spettacolari e per questo più apprezzati dal pubblico. Si svolge soprattutto nei trial indoor e consiste nell'affrontare una ripida salita e fare una rotazione di 180 gradi con le ruote sollevate da terra. Sembrerebbe facile, ora che abbiamo acquisito i segreti dei campioni, cimentarsi in una zona. Ma tutto ciò richiede ore ed ore di costante allenamento e sacrifici. A Tarrés basta una ruota per vincere. Il difficile sta nel fatto che ha usato solo quella anteriore. Avreste mai pensato di risalire una cascata d'acqua in moto? Eccovi accontentati. Eddie Lejeune ci regala questo passaggio, salita e discesa nell'acqua, naturalmente tutto con il brivido. Renato Chiaberto, grintoso com'è nel suo stile, segue le orme di Lejeune. Michaud cerca la concentrazione, poi entra nella zona. Lentamente, metro dopo metro, affronta le difficoltà dell'affascinante terreno naturale su cui si svolgono spesso e volentieri le gare del mondiale. Bosi, in equilibrio, dà modo al pubblico di gustarsi fino in fondo lo spettacolo. A Tarrés, campione del mondo 87, chiediamo di spiegarci come sono cambiate le gare di trial in questi ultimi anni. Io penso che dall'anno scorso e quest'anno ha cambiato tanto, le gare sono molto difficili come avete potuto vedere,
sono molto scivolante, scivolano molto, allora sono molto difficili, molto strette e bisogna essere molto in forma per passarle bene. I piloti continuano le loro acrobazie, ma la stagione mondiale ormai volge al termine. Tarrés vince il titolo con una giornata di anticipo. La Svizzera coronerà il suo sogno. Per Bonsis e Michaud, l'ultima prova in Svezia sarà decisiva. A Tarrés, ormai campione, la gara. Per Bonsis, un secondo posto che vale la corona di vice campione del mondo. Michaud è terzo, ma è desideroso di riavere un titolo che per 2 anni consecutivi gli è appartenuto. Impegnato tra i sassi, l'inglese Saunders. Per lui e la Fantic Motor, una stagione regolare che li piazzerà al... Per me è stata una stagione di transizione, mi aspettavo qualcosa di più, ma non sono riuscito ad avere un andamento costante. Ho ottenuto buoni risultati, alternati a giornate non molto positive. Spero nella prossima stagione, in qualcosa di più naturalmente. Positiva sotto tutti i profili la stagione per le case costruttrici italiane. La Beta è prima davanti all'Aprilia e a 2 Fantic Motor. L'onore delle case spagnole è difeso dalla Montesa, quinta nel mondiale con Berlatier. A Michaud chiediamo un giudizio su Bonsis. Penso che comunque un bravo pilota è ancora più giovane di Jordi Tarrés. Ci vuole, non so, forse un po' di esperienza in più, un po' di tutto. Bonsis e Tarrés, finita la stagione, danno spettacolo con questa serie di numeri mozzafiato. Ma per gli italiani c'è ancora il tempo per ottenere un prestigioso risultato. Il 20 settembre a Tampere, in Finlandia, conquistano il titolo di campione del mondo a squadre. Bonsis, Miglio, Chiaberto e Franco sono gli artefici di questa brillante prova che ha portato l'Italia al primo posto nel lotto delle 12 squadre nazionali più rappresentative. Il prossimo mondiale attende i suoi protagonisti. Il pubblico non rimarrà deluso. Lo spettacolo è assicurato.